Strano destino quello del Portogallo, da terra di grandi esploratori a paese che pochi in Europa possono dire di conoscere. Considerato spesso una mera appendice della Spagna, in realtà una nazione dalle mille sorprese, ricca di storia e tradizioni. Milioni di abitanti su un territorio di poco meno un terzo, quello dell'Italia, più le isole Azzorre, Madeira e Macao nei pressi di Hong Kong. Questo è tutto ciò che resta di un ex impero che ha esteso la sua influenza dalle Americhe alle Indie e che ora si definisce un piccolo paese che fa a malapena i conti con un passato coloniale che preferisce dimenticare e del quale rimane solo la nostalgia, il malinconico ricordo di un momento di grandezza e di avventura. Contrariamente agli ex alleati inglesi che non fanno alcuno sforzo per celare l'orgoglio di un passato di grandi conquiste, i portoghesi amano definire esplorazioni quelle grandi spedizioni che assicurarono al paese il suo immenso impero coloniale. È una strana modestia quella portoghese, una specie di ironico realismo. In fondo, 40 anni di dittatura militare hanno profondamente cambiato lo spirito di questo popolo, che solo negli ultimi decenni ha cercato di rompere il lungo isolamento e aprirsi all'Europa e al mondo. L'ingresso nell'Unione Europea risale al 1986. Da allora i portoghesi hanno cercato di sfruttare tutte le occasioni di crescere economicamente e innovarsi. E ora la sensazione è che l'Europa non sia più sufficiente ad accontentare le loro ambizioni. L'Atlantico, quel mare che ne ha fatto la fortuna in passato, continua a esercitare su questo popolo un'influenza fortissima. Europei sì, dicono convinti, ma non solo. Qual è il rapporto tra il Portogallo e l'Europa? Il Portogallo è un paese che ha una vocazione europeista? In certa maniera il Portogallo fu Europa antes de ser Europa. Addirittura siamo stati Europa prima ancora che questa esistesse e credo che le nostre navigazioni abbiano contribuito al rinascimento europeo. Però siamo contrari ad una visione eurocentrista e monetarista. Pensiamo che l'Europa debba avere una dimensione sociale, politica e culturale. Noi abbiamo puntato sull'Europa per consolidare la democrazia nel nostro paese, ma senza perdere di vista l'altra nostra anima, che è anche africana e brasiliana. Però ha anche bisogno dell'Europa il Portogallo. Sì, il Portogallo ha necessità. Portogallo è un paese europeo. Certo che ne ha bisogno, ma non è solo una questione di fondi strutturali, anche se sono stati importanti per creare infrastrutture che non avevamo. Il nostro paese era molto isolato e la dittatura di Salazar non ha permesso uno sviluppo economico e sociale. I fondi ci hanno permesso di modernizzarci ed equipaggiarci per le tappe future dello sviluppo europeo. Apetrechar-se agora para as etapas futuras do desenvolvimento europeu. Mora num beco da Alfama e chama-lhe a madrugada, e chama-lhe a madrugada. Mas ela é tão estovada, não sabe como se chama. Meninas, vossos amores são como a água corrente, na margem prados e flores, ao meio afoga-se a gente. Amorzinho, lua nova, rica fruta do pomar, quem será que tira a prova do vinho do teu lagar? Tenho sete namorados, na rua do lá vem um, sete facas apontadas ao coração em jejum. Nei portoghesi colpisce la grande rilassatezza e la disponibilità. L'unico posto capace di agitarli è la macchina. Nel traffico diventano uno strano incrocio di romani e napoletani nel caos delle ore di punta. Se no, qualsiasi scusa è buona per scambiare due parole. Se chiedete un'informazione per strada, auguratevi di non avere troppa fretta, perché una chiacchierata di almeno 10 minuti non ve la leva nessuno. La dittatura, la cucina e l'anticiclone delle Azzorre sono gli argomenti preferiti dei portoghesi. Un po' di storia, il clima, il cibo. È come se ognuno di loro avesse una piccola missione, quella di propagandare il proprio paese, di farlo conoscere e amare. Bye.
atrás, deixar para trás os corações partidos. Contra as armas do ciúme tão mortais, a submissão às vezes é um abrigo. Saber amar é saber deixar alguém te amar. Saber amar é saber deixar alguém te amar. Anche se non eguaglia Lisbona per bellezza, Porto, seconda città del Portogallo, non è sicuramente da meno per fascino. Ribeira, il quartiere del centro storico, fino a qualche anno fa era sinonimo di fatiscenza e malaffare. Ora è stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità. E questo ne ha fatto la sua fortuna. Oltre alle ristrutturazioni dei vecchi palazzi e delle stradine, la città ha ottenuto un grande ritorno d'immagine. I monumenti, molti dei quali ricoperti dalle famose azulejos, le settecentesche maioliche bianche e blu, sono tornate all'antica bellezza e insieme a questa sono arrivati numerosissimi turisti, anche perché Porto è soprattutto sinonimo di argento e di vino. Il Porto è un vino davvero speciale, famoso in tutto il mondo. È un vino che viene da una regione specifica del Portogallo, la regione del Douro. Quali sono le caratteristiche di questo vino? Le caratteristiche di questo vino sono molte. Prima di tutto il tipo di vitigno tipico della regione. Sono più di 80 i vitigni che usiamo per produrre il Porto. Il suo gusto speciale viene dal fatto che aggiungiamo brandy a 77 gradi, che lo rende molto forte. Si deve bere come aperitivo o digestivo, non come vino da tavola. Sa, il Porto è un vino molto speciale, perché più invecchia e più guadagna in qualità. Ci sono tipi di Porto che hanno un invecchiamento di soli 5 anni, ma altri che arrivano fino a 50, 60. Dipende da che tipo di vino vogliamo ottenere. Ai portoghesi piace il Porto? Oh, yes, absolutely. Oh sì, come no, bevono moltissimo Porto, soprattutto come digestivo, con il dessert. Anche agli inglesi piace molto e anche i francesi cominciano ad amarlo. Agli italiani piace moltissimo. È vero che il Portogallo ha una forte pulsione verso il futuro, è altrettanto vero che difficilmente in altri paesi si ritrova un così forte attaccamento alle tradizioni, anche da parte dei giovani. A Coimbra, una cittadina a metà strada tra Porto e Lisbona, c'è l'università più antica d'Europa. Fondata nel 200, è forse una delle più belle e affascinanti che possa capitare di vedere. La biblioteca, la cappella, meravigliosi esempi di arte barocca si inseriscono perfettamente in un'atmosfera cosmopolita e internazionale. L'università ospita 25.000 studenti, quasi 2.000 dei quali sono stranieri, attratti a Coimbra dai programmi Erasmus e Socrates. Beh, io inizialmente sono venuto qui per visitare un amico e per conoscere il Portogallo. Poi, insomma, ho deciso di restare. E adesso che fai qua? Adesso mi sto laureando in portoghese italiano e tra l'altro sto insegnando italiano qui in Portogallo, per cui è anche un'esperienza molto, molto interessante, per cui prevedo anche di restare. Qui avete tutti un'area molto divertita, insomma, ci si diverte parecchio in questa città. Beh, si sta bene. Io mi diverto, sinceramente. Insomma, dopo 7 anni uno si deve anche divertire. Senti, qui ci sono circa 25.000 studenti, 30.000 studenti a Coimbra. Ma voi, ragazzi di Coimbra, insomma, come vivete questa specie di invasione pacifica di studenti? È bello? C'è un bel clima? Sì, è molto bello. E anche... è così, in facoltà di solito ci sono molto più persone di fuori di Coimbra che persone di Coimbra, quindi è, non so, un spirito un po' cosmopolita dentro una piccola città.
È fantastico il contatto con altre culture, il contatto con un altro paese. È molto bello. Come mai Coimbra ha tanto successo? Perché attira così tanti studenti? Che cosa offre di diverso dalle altre? Coimbra è un'università antica e l'università è inserita in una città che vive intorno all'università stessa. Dunque ha mantenuto le sue tradizioni molto antiche. C'è la cappa universitaria. Questo è il mantello universitario che noi usiamo. Parte interna, i simboli si trovano nella parte interna perché non possono essere in vista. Si tratta dei simboli delle accademie, la bandiera portoghese, il simbolo della facoltà e altri simboli personali. Questo mantello ha delle caratteristiche particolari. Questi cosa sono? Na parte do coração, na parte esquerda. Sul lato del cuore, a sinistra, si usa stracciare il mantello sul fondo. In genere è la famiglia a tagliarlo, perché questo è il lato dedicato al cuore, al padre, la madre, i fratelli, i zii. Mãe, os irmãos, os tios, os primos. Do lado direito, sul lato destro invece sono gli amici a tagliare, mentre in mezzo, nel centro. Qui di solito tagliano l'innamorato o l'innamorata. Questo è un taglio grande. Sì. E se ti lasci col fidanzato, che succede? Quando un amore acaba. Quando finisce un amore, la persona che ha il mantello tagliato nel mezzo è obbligata a ricucirlo, appunto a croce, dopo il benestare del proprio corso. Appunto di croce, con il cuore del corso. Quindi tutta l'università sa se sei fidanzata e se è finita anche il fidanzamento. Sì. Ma anche fuori dall'università, i ragazzi portoghesi sembrano continuamente attratti dal passato. La goliardia, in fondo, non sorprende più di tanto. Anche alcune università italiane conservano riti e usanze spesso rispettate dagli studenti. Ciò che fa più meraviglia è la sopravvivenza di consuetudini nella vita privata, quella di tutti i giorni. A Coimbra esistono una ventina di repubbliche. Con questa parola si intende una specie di casa comune, un posto dove i ragazzi vivono con regole ben precise che nessuno si sogna di violare. Anche le repubbliche sono figlie della goliardia. Quando gli studenti in passato erano pochi e con meno possibilità, usavano organizzare la vita comune mettendo a disposizione di tutti quello che avevano. E da lì sono nati i riti e le regole. Allora Cesar, siamo nella Real Repubblica di Prachistau. Che cos'è una repubblica? Una repubblica è una casa dove vivono studenti, tipica della città di Coimbra. Una repubblica è una casa dove vivono gli studenti, è tipica della città di Coimbra. È una casa che ha regole proprie, dove le persone imparano a vivere in modo ordinato. Digamos che ha regole molto proprie e dove le persone imparano a convivere umas con le altre in una forma ordena. Senti, come si fa ad entrare nella repubblica? Per entrare in una repubblica... Prima di tutto bisogna proporsi alla Repubblica stessa. Si parte cioè dal principio che bisogna conoscere qualcuno che vive in questa Repubblica e deve esserci un interesse da parte di coloro che ci vivono nei confronti del candidato. Poi passa un periodo di prova, durante il quale gli abitanti conoscono meglio il candidato e lui si rende conto se davvero gli interessa vivere qui. Non basta essere una brava persona o un grande amico, potrebbero non esserci comunque le condizioni per vivere in una repubblica. Também nós servimos para morar lá, perché non basta essere una buona persona, un grande amico, non ter condições para morar numa república. Come si vive qua? Come stai tu qui? Sto moltissimo bene, non queria stare in altro sito. Sto benissimo, non vorrei stare da nessun'altra parte. Bene, claro, ci sono cose qui che non si trovano altrove e sono quelle di cui parlavano loro. Ci sono cose che vanno oltre il fatto di essere amici o trovarsi bene insieme, ne vale la pena. Ha cose che oltrepassano il fatto di essere amici e di nos darmos bene uns con gli altri. Thank you.
Gli stranieri non sono numerosi in Portogallo, a parte le imprese, soprattutto inglesi e francesi, che hanno investito economicamente alla fine della dittatura. Non si tratta di un paese meta di immigrazione e anche la comunità italiana conta poche presenze. La comunità italiana è una comunità relativamente piccola, calcoliamo così dai dati che abbiamo in consolato sui 2500 più o meno, di cui una metà circa nell'area di Lisbona. Sono funzionari di imprese italiane, sono piccoli commercianti o artigiani, qualcuno addirittura che è venuto qui per stabilirsi perché è un paese praticamente tranquillo. Senta, il Portogallo ha una vocazione europeista, però si ha la sensazione che ci tenga anche a rimanere un po' forse ai margini con questa sua posizione che affaccia sull'Atlantico, sull'Africa. Beh, il Portogallo rimane un po' diviso tra le due anime, quella atlantica e quella europea, però la scelta europea che ha fatto negli anni 70 è decisa e direi non contestata dalla maggioranza della popolazione. È un paese che ha cominciato la sua politica di risanamento dei conti pubblici prima di molti altri paesi europei e che quindi arriva adesso con relativa facilità ai criteri della moneta unica, che ha evidentemente ancora dei passi avanti da fare per arrivare alle medie europee, ma che ha fatto un salto in 20 anni impressionante. La saudade è il futuro, la nostalgia del passato e la tensione verso l'ignoto. È questa doppia anima che convive in ogni portoghese che ne fa un paese assolutamente affascinante.